oggi a fare il gelato in una maniera un po' diversa. Lo faremo con l'azoto liquido. Come il gelato tradizionale mettiamo gli ingredienti. Il latte, la panna fresca, poi metteremo lo zucchero, mettilo, e un po' di vanillina, perché noi abbiamo deciso di fare il fior di latte. Se volessimo fare degli altri gusti potremmo mettere degli altri ingredienti. Qual è la particolarità di questo esperimento, che risulta un po' essere un esperimento della cucina molecolare? Che noi riusciremo ad avere un gelato in pochissimo tempo, cosa che invece con i metodi classici casalinghi è impossibile da ottenere. Perché? Perché utilizziamo l'azoto liquido. L'azoto liquido è un gas liquido, nel senso che noi lo troviamo nell'aria come gas, dato che costituisce il 78% dell'atmosfera, ma qui grazie alle basse temperature lo abbiamo in stato liquido. È talmente freddo che siamo a meno 196 gradi e questo ci permetterà di poter ottenere il gelato in circa un minuto. Guardate per credere. Stiamo versando l'azoto liquido, di conseguenza le molecole d'acqua presenti all'interno del latte si cristallizzeranno, ma si cristallizzeranno in maniera molto veloce, tali da formare dei cristalli molto piccoli che saranno anche percepiti dalla lingua nel momento in cui lo mangeremo. E il vantaggio è che riusciamo a fare un gelato in pochissimo tempo, lo svantaggio è che si scioglie anche molto velocemente, perché una volta a contatto, ce ne vuole ancora, una volta a contatto con la temperatura ambiente, essendo a 25 gradi centigradi, ritorna al suo stato originale, che è gassoso. Ne vuole ancora. Vedete, si inizia già, era liquido, è già abbastanza solido, ma noi lo vogliamo cremoso e quindi aggiungiamo ancora un po' di azoto liquido. Basta, basta. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto il gelato. Ci abbiamo impiegato circa un minuto. Potete guardare come effettivamente in pochissimo tempo siamo riusciti ad ottenere un fantastico fior di latte. Quello che andiamo a fare adesso è immergere una rosa all'interno dell'azoto liquido. Vedete, quella che fuoriesce dal vaso di Ewer non è altro che condensa, data dal fatto che l'azoto liquido, trovandosi a meno 196 gradi centigradi e incontrando l'aria, provoca la condensazione di tutta l'acqua presente all'interno dell'aria. Quando andremo a estrarre la rosa dall'azoto liquido, questa sarà congelata, o meglio possiamo dire surgelata. Infatti l'acqua sarà presente all'interno, si sarà irrigidita, sarà diventata solida e questo ci consentirà di macinarla. Infatti sembra quasi che la rosa sia seccata, in realtà non è successo altro che una solidificazione dell'acqua presente all'interno dei petali. Questa tecnica viene utilizzata a livello industriale per la produzione degli odori tritati, quelli che trovate all'interno dei banchi frigoriferi dei supermercati, come ad esempio il prezzemolo, l'aglio tritato, la cipolla tritata o il basilico tritato, vengono prodotti con questa tecnica. A livello industriale non si fa altro che immergere gli odori all'interno dell'azoto liquido e quindi introdurli in un mulino che provvede alla macinazione degli odori. Qua adesso noi sperimenteremo questa cosa utilizzando proprio l'azoto liquido e vedete che il prezzemolo viene perfettamente tritato e viene ridotto in piccoli pezzi. Questo può essere fatto a casa anche utilizzando il normale freezer. Infatti, ponendo in un sacchetto le foglie di prezzemolo ancora da tritare e congelandole nel freezer, è possibile ottenere il medesimo effetto.
ora vediamo come possiamo cucinare un uovo in un modo un po' alternativo. L'uovo è composto dal tuorlo e dall'albume. Nel tuorlo sono presenti i grassi e il colesterolo, nell'albume invece le proteine. Le proteine denaturano quando aumenta la temperatura, per cui l'uovo crudo avrà l'albume trasparente e l'uovo cotto invece avrà l'albume bianco. Noi possiamo cuocere l'uovo e quindi far denaturare le proteine dell'albume, non solamente aumentando la temperatura, quindi non solamente cuocendo il nostro uovo, ma ad esempio mescolando l'uovo con dell'alcol. L'alcol andrà allo stesso modo dell'aumento della temperatura a denaturare le proteine dell'albume. Quindi ora vediamo come fare un bellissimo uovo ubriaco. Vediamo quindi come l'uovo mescolato all'alcol inizia a solidificare. L'albume infatti con le sue proteine va a cambiare di stato e a passare dalla fase liquida e trasparente alla fase solida e bianca. In questo caso è più simpaticamente rosa perché ho usato un alcol rosa e quindi chiaramente ha preso questo colorante. L'importante è la trasformazione delle proteine e quindi dimostrare l'abilità delle proteine al contatto sia con la temperatura che con l'alcol. Quindi l'uovo ubriaco potrà essere mangiato chiaramente se si utilizza un alcol commestibile, nel nostro caso invece con l'alcol rosa chiaramente non è proprio consigliata l'assunzione.